via tramvai ancora un cantiere. Licola, set per la serie Gomorra. Pozzuoli torna agli anni 60 con il Vintage Festival. Benvenuti al nostro consueto appuntamento con il videogiornale di Cronaca Flegrea. Apriamo il nostro notiziario parlando immediatamente di un aggiornamento politico da quarto. Infatti Francesco Dinacci ha rassegnato le dimissioni da segretario del circolo quartese del Partito Democratico. La decisione è arrivata all'indomani della mancata partecipazione dell'intera coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative. Ho scelto di assumermi tutte le responsabilità politiche, anche quelle di altri che in modo evidente non mi appartengono, ha dichiarato l'ormai ex segretario democratico, nonché ex candidato alla carica di sindaco. Ci spostiamo ora a Pozzuoli. Doveva essere inaugurato a fine maggio, ma il parcheggio in via tramvai è ancora un cantiere a cielo aperto. Fu proprio il sindaco Vincenzo Figliolia ad annunciare l'apertura del nuovo spazio per la sosta auto. Intanto la stagione estiva entra nel vivo e questi nuovi parcheggi sono necessari non solo agli esercizi commerciali, ma anche ai residenti, specialmente dopo l'istituzione della ZTL di Corso Umberto. In quest'area un tempo sorgeva un palazzo privato abbattuto dopo il bradisismo. Per anni al posto della palazzina c'è stato un rudimentale campo di calcetto, poi trasformato in un parcheggio di fortuna. Cambiamo ora decisamente argomento. Gomorra la serie sbarca a Licola Mare. Questa mattina la troupe della serie televisiva cult sulla camorra napoletana era di scena a Via del Mare. Attorno al set tanti curiosi e ansiosi di vedere i loro beniamini della prima fortunata edizione. Il più ricercato dalla folla è stato Ciro Petrone, personaggio sulla cui fuga del clan Savastano incentrerà tutta la seconda serie. Torniamo a Pozzuoli, dove la città fa un salto indietro nel tempo fino agli anni 60. È il Pozzuoli Vintage Festival, la prima edizione dell'evento organizzata dall'associazione culturale Acros Pozzuoli. Domenica 14 giugno, dalle ore 9 alle ore 14, a Largo Palazzine, il festival inizierà con il raduno di auto e moto d'epoca, che vedrà la partecipazione di oltre 150 vetture storiche da tutta Italia. Una sfilata in abiti vintage e a mezzogiorno il DJ set con musiche anni 60, 70 e 80. Inoltre saranno premiati i vincitori del contest fotografico a tema. Non può mancare il mercatino che offrirà agli appassionati e ai curiosi oggettistica, abbigliamento ma anche sessioni di make-up per tornare indietro nel tempo. Bene, diamo ora un rapido sguardo alle condizioni meteorologiche di questo fine settimana. L'acclamato arrivo dell'anticiclone africano Scipione è giunto. Ha invaso l'Italia portando un clima caldissimo e talvolta afoso. Fino a lunedì 8 giugno pomperà aria caldissima dall'Africa e farà schizzare le temperature massime fino a 35 gradi. Dopo Scipione un cambio repentino del tempo si avrà dal 9 giugno con l'arrivo di temporali anche molto forti e il ritorno di un clima un po' più idoneo alla stagione. Al termine di questa sfuriata temporalesca ci sarà un altro anticiclone africano piuttosto erovente del precedente. Bene, e con gli aggiornamenti meteo termina anche quest'oggi l'edizione del videogiornale di Cronaca Flegrea. Noi vi auguriamo buon proseguimento e vi diamo appuntamento come sempre alla prossima edizione. Arrivederci.